famiglia, lavoro, solidarietà, per costruire alleanze educative. Il convegno diocesano nasce a conclusione di questo anno pastorale che il nostro arcivescovo ha desiderato fosse dedicato alla famiglia, cellula base della società e delle nostre comunità parrocchiali. Si è voluto così offrire un momento di aggregazione e di riflessione sulle relazioni tra famiglia, lavoro e solidarietà e sulle possibili alleanze educative da costruire per favorire la piena maturazione dell'uomo. Aiutati dai relatori, si cercherà di comprendere come, anche a Messina, la famiglia può essere fonte di speranza negli ambiti della cittadinanza, della legalità, dell'abitazione e del lavoro. Il nostro convegno è supportato dal 7° Incontro Mondiale delle Famiglie, svoltosi a Milano dal 30 maggio al 2 giugno 2012 e precede la prossima 47esima Settimana Sociale dei Cattolici, che si svolgerà a Torino dal 12 al 15 settembre, sul tema «La famiglia, speranza e futuro della società italiana». Uno slogan che invita con chiarezza a guardare al futuro del Paese, convinti che più la famiglia viene messa al centro delle scelte sociali e politiche, più si potrà parlare di un futuro di speranza. Intanto però è importante guardare con realismo a quanto ci dicono statistiche e proiezioni circa la situazione dell'Italia nei prossimi decenni, compreso il dato demografico e compresi i costi economici e umani delle crisi drammatiche di tante famiglie. Famiglia, lavoro e solidarietà si richiamano reciprocamente. Senza lavoro è difficile formare e mandare avanti una famiglia, la quale, d'altra parte, ha esigenze che non possono essere subordinate al lavoro. Attraverso il lavoro ogni famiglia ha la possibilità di essere utile alla società, apportando il proprio fattivo contributo alla crescita umana, culturale, economica, spirituale del territorio in cui vive, e alimentando una serie di opportunità che permettono di uscire dall'isolamento egoistico per aprirsi alla condivisione e alla solidarietà. Famiglia, lavoro, conciliazione possibile? Conciliazione possibile se intanto si dà un significato più ampio al termine lavoro e non si intende solo il lavoro come qualche cosa che è fuori dalla famiglia e solo retribuito. Il lavoro ha una valenza molto più importante. Nella Laboring Exercens appunto si dice che il lavoro consente la vita della famiglia, ma la famiglia è la prima scuola di lavoro. La vostra vocazione non è facile da vivere, specialmente oggi, aveva affermato Benedetto XVI nella messa conclusiva del 7° Incontro Mondiale delle Famiglie a Milano. Il Papa sa bene che la famiglia,
sottoposta a repentini e violenti cambiamenti sociali in tutto il mondo, vive una profonda crisi ed è sovente oggetto di attacchi. Ma senza negare i problemi, c'è una forte apertura alla speranza, perché le famiglie custodiscono l'amore, l'unica forza che può veramente trasformare il mondo. Benedetto XVI invita le famiglie ad evangelizzare non solo con la parola, ma per irradiazione, con la forza dell'amore vissuto. Del resto, è proprio nei gesti di ogni giorno che la fede si gioca, nel modo con cui si vivono gli affetti, ci si impegna nel lavoro, si celebra la festa. La vita quotidiana è il teatro della vocazione ordinaria della famiglia cristiana. Nella misura in cui vivrete l'amore reciproco e verso tutti, sottolineava Benedetto XVI, diventerete un Vangelo vivo, una vera chiesa domestica.